Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Ovviamente le ultime due domande, poi ti salutiamo. A proposito di Josip Piličić, perché quando è arrivato in Italia ha avuto un impatto devastante, grandissimo talento, grandissimo sinistro, se ne parlava in termini entusiastici, poi il calo, un calo che sembra non trovare davvero soluzione di continuità. Ecco, giocatore sopravvalutato a tuo avviso o cos'altro? Cosa gli sta succedendo? No, io parlare, giudicare i colleghi mi sembra di mancare di rispetto. Posso dire che Piličić è un grande giocatore, è stato bravo il Palermo a scoprirlo e a portarlo lì, e ha dimostrato di avere molte qualità, un mancino molto molto valido, e magari ci può stare se in questo momento c'ha un po' di appannamento, perché è anche giovane, ma sicuramente si legge che lo seguono grandi squadre, quindi può solo che migliorare e far parlare di sé. Io certo, auguro a tutti i giocatori del Palermo di fare bene. Cristian, tra le tante curiosità che poi ci chiedono i nostri tifosi di Girardi, ce n'è una che mi sembra anche interessante. Insomma, siccome ieri Bonera a fine partita si è candidato anche lui per un posto in nazionale in vista di questo europeo, c'è chi ti chiede: tu ancora, insomma, ci speri? Come vedi questa situazione azzurra in vista dell'europeo? Se ancora credi di poter rientrare nel finale per in lizza per un posto, se invece quello della nazionale è un discorso tra virgolette archiviato dopo tante belle esperienze, lo ricordiamo soprattutto il campionato del mondo vinto nel 2006. Sì, io sono tornato anche in Italia, ho lasciato delle situazioni che avevo all'estero importanti per tornare qui e cercare di riguadagnare un posto in nazionale. Purtroppo, anche nonostante due buone annate, soprattutto la prima con Guidolin, anche l'anno scorso, quest'anno non è mai arrivata una chiamata, quindi penso che è molto molto difficile. Ormai il gruppo si è cimentato e ormai il mister ha più o meno i suoi giocatori da portare, li ha in testa, però sai, mancano 9 partite alla fine, può succedere sempre di tutto e bisogna sempre dare il massimo, perché poi se non si sa mai, quindi certo, bisogna essere sempre ambiziosi e comunque dare il massimo. Poi magari il mister può cambiare idea all'ultimo, può portare un Bonera, un Zaccardo. È normale che è il campo, se fai grandi prestazioni è più possibilità, se no è normale che a Madrid che stanno giocando meglio, fanno meglio. Certo, quindi ci speri. C'è un sms che poi arriva da un tifoso che si firma Alberto, ti chiede: ma ti aspettavi invece di Andrea Barzai, grandissima stagione alla Juventus da protagonista, siete stati compagni a Palermo e poi in Germania, anche lui aveva un po' perso per un attimo il treno azzurro e poi c'è rientrato a pieno titolo in vista dell'europeo. Sì, questo exploit così tanto, sinceramente dai, in questo momento forse è il giocatore difensore più in forma, sì, italiano del campionato, è quello che forse è il difensore più forte di questo campionato, sì, e con lui ci ho giocato tanti anni, abbiamo sia a Palermo, in Germania, in nazionale, è normale, gioca la Juve titolare molto bene, quindi è normale che sia tornato in nazionale. Sono contento perché è un amico e lo conosco bene. Magari chissà, ritrovarli in nazionale a giugno non sarebbe poi così male, Cristian. Infatti di solito nella nostra carriera non ci lasciavamo per tanto tempo. Adesso è da quando sono venuto lì dal Vosgo che ti manca, dai. Siamo lasciati tra virgolette e speriamo, chi lo sa, se ci rincontreremo. Allora Cristian, l'ultimissima, poi ti salutiamo. Ho visto le difficoltà, insomma, patite sia da Andrea Barzagli, da te, adesso da Simon Kier, dopo l'esperienza in Germania, ecco, un campionato tatticamente forse un po' troppo allegro arrugginisce, e poi il pronostico chiaramente della sfida di domenica tra Bologna e Palermo. Ma in Germania sì, un calcio diverso, più fisico, più forse dove si corre di più, e come tatticismo ce n'è molto meno rispetto all'Italia. E poi ognuno, magari io parlo per il mio caso personale, sono andato, ho trovato un allenatore con una filosofia diversa e
non ci siamo trovati, non ci siamo capiti, anche se ci stimiamo, certo. Però no, non giocavo e quindi sono tornato per quello. E mentre gli altri, anche Chiar, anche Barzagli me ne parlava benissimo quando è arrivato al Volt in allenamento, così, che ha grandi qualità, però purtroppo non è riuscito a esprimerle totalmente alla domenica. Però io che sento i miei colleghi o chi si allena con lui, tutti ne parlano bene. Poi per quanto riguarda Bologna-Palermo, tutti e due 36 punti, al Bologna può andare anche un pareggio, il Palermo purtroppo in trasferta non so se non ha mai vinto. Sì, non ha mai vinto quest'anno, Cristian. Te lo diciamo noi. Quindi penso che è un pareggio, il Bologna va a 37, il Palermo pure. Sì. Potrebbe andare bene entrambe. Sì, è il risultato più probabile, ormai sì, siete tutti d'accordo. Insomma, è il quarto giorno della settimana, dite tutti un X e quasi quasi ce l'andiamo a giocare anche noi, Cristian. Va bene. Allora, Cristian, noi chiaramente ti ringraziamo per la straordinaria disponibilità, ti auguriamo buon campionato, ti auguriamo anche ritrovare l'azzurro, perché no? E ovviamente ti auguriamo anche buon lavoro, grazie. Grande in bocca al lupo, Cristian, un abbraccio. In bocca al lupo. Grazie. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.